Sicuramente non è quello che sembra, 3-0 non è il risultato che dice che una partita è stata difficile, però non è stata neanche facile, è stata molto emotiva, abbiamo giocato molto bene, con tanta qualità, con tanta precisione, con tanta attenzione, eravamo pronte a cambiare il nostro gioco e aggiustare il nostro gioco in base a come giocava l'avversario e io sono molto contenta e orgogliosa che abbiamo giocato come una squadra unita, come si deve, che ci aspetta la finale, con chiunque adesso vedremo chi sarà il nostro avversario domani, però è stiamo disputando un bel gioco e sono orgogliosa per questo. Siamo stati molto influenzati dal fatto che abbiamo avuto tanti infortuni dell'inizio di stagione e tanti infortuni in serie, quindi abbiamo perso tante giocatrici importanti e non siamo riusciti a trovare la sostituzione già dall'inizio e per questo abbiamo patito tanto la prima parte della stagione e ci è servito tanto tempo per trovare un nostro equilibrio, una nostra buona qualità di gioco, una stabilità e l'abbiamo finalmente trovato dalla seconda parte. Stiamo migliorando man mano che sta andando avanti questa seconda parte. Questo è molto buono, positivo, perché adesso è il momento di continuare con il livello alto, di alzare il livello, perché ci sta aspettando domani la finale della Coppa di Polonia e poi sicuramente i play-off che sono fondamentali per questa stagione e quindi è buono che stiamo alzando il livello di gioco. Ciao a tutti, spero che state seguendo un po' il campionato polacco, che state tifando per la mia squadra Chemik Police. Vi saluto tutti e un bacio!